Vincere con uno juventino per 2 volte in questa settimana è la goduria più immensa che un uomo può avere. Bella a tutti ragazzi, qui al Palo di Parlarsi, di questo nuovissimo video sul mio canale. Appunto, oggi ragazzi siamo tornati di questo nuovissimo video con i risultati del Fantacalcio tra amici. Allora, parto dal presupposto che lui, ateo, naturalmente, al COVID. E lui ha saputo di Teo positivo solo dopo aver messo la formazione. E quindi, godo. Allora, ricordiamo, siamo in 8 a fare il fantacalcio. Intanto lasciando un bel like, iscrivetevi al canale. Ragazzi, iscrivetevi al canale perché il tasto rosso sotto al video è molto semplice e molto, molto, molto conveniente. Attivate anche la campanella di fan, dindon, dindon, dindon. Per non perdere nessun video e nessuna notifica sul canale. E ora, signore e signori, siamo pronti per i risultati. Fantacalcio a 8 senza busta chiusa o busta aperta ad asta. È una classifica bella lunga, bella bella intensa dopo questa giornata passata. Perché ho detto così all'inizio video nella intro? Perché appunto tifo Inter, per chi non lo sapesse, ma penso che lo sappiate tutti, e quindi anche 2 giorni dopo dell'accaduto godo il doppio. Godo il doppio, perché 2 giorni dopo il doppio. Godo, godo, zitti, godo. Perché ho fatto 4, vabbè. Comunque, allora, andiamo, Chicchioni, la nostra classica lega. Ci siamo, signore e signori, ci siamo. Mancano 3 giorni alla prossima giornata per rinviare la prossima formazione. Già in due di noi hanno rinviato la formazione. Vabbè, io aspetto perché. Ok. Questa giornata giocavo contro il primo in classifica. Giocare contro il primo in classifica cosa vuol dire? Vuol dire che. Dire che. Tu hai una grossa, ma grossa responsabilità. Perché se tu poco a poco vai a perdere col primo in classifica, il primo in classifica ti sfotterà a vita, a vita, a vita. Il primo in classifica vola, tu ti fermi, ti possono sorpassare. E quindi si arriva qua, 18ª giornata. Un saluto e un bacio a Mattia, che è il primo in classifica, che oggi ha perso. 2 volte ha perso. Domenica 2-0 e oggi. Partiamo dalla sua formazione. In campo giocava con il 3-4-3, però non è incisivo. Comunque, sia lui per una volta, scusate, una volta che non mette Handanovic, perché non prende mai il clean sheet, prende il clean sheet Handanovic. Quindi mette Silvestri, perché andranno a giocare contro la Juve. Silvestri prende il rigore da Orsolini, quindi 5 e mezzo. Ateburri gli prende 6, Atalanta 0-0 col Genoa. Eccolo qua, Theo Hernandez, non gli gioca, gli entra Mancini della Roma, 6. Poi, Kalidou Koulibaly, 6 e mezzo. Chiesa, 6. Luis Alberto, lo dico con tranquillità perché non è bastato a nulla. Mentre sull'altro fantacalcio c'avevo anche Luis Alberto ancora contro e. Non dico che stavo per spaccare casa, ma poco ci manca. Chiesa 6, Luis Alberto 13 e mezzo. Fabian Ruiz non ha giocato, gli entra Bentancur dalla panchina che ha preso 5 e mezzo. Pellegrini 5, João Pedro 5 e poi la goduria e mezza, la seconda, anzi se non la terza. Ha messo Nzola che dopo pochi giorni, se non ore, poche ore dopo che l'ha messo, si è infortunato, quindi non ha giocato, dalla panchina non è entrato nessuno, quindi gioca con un uomo in meno. E poi Lasagna 5. Finisce con un totale, anche contando il fattore campo 0,5 che giocava in casa, 64,5, neanche un gol, neanche un gol. E ora Barracuda FC si cambia nome e si diventa Dio. Audero! Grande Audero, clean sheet, mai, anche con l'Udinese devi far rispettare. Non ho messo a Perin del Genoa che giocava contro l'Atalanta, penso l'Atalanta, cavolo, una delle big. 0 gol ha subito. Vabbè. Comunque, Audero 6 e mezzo col subito 5 e mezzo. Pezzella. Ragazzi.
Io in panchina ho Caceres, Bruno Alves, Gaiolo, di difensori. Metto Pezzella del Parma. L'ho voluto prendere all'asta, l'ho pagato uno. Perché l'ho preso perché gioca sulla fascia. E quindi fa assist. Come in questo caso. 6 e mezzo più 1, 7 e mezzo. Bastoni! Bastoni! Io lo voglio sposare. Partita superlativa con la S maiuscola con la Juve più assist. 6 e mezzo più 1, 7 e mezzo. E godo ancora, doppio! Ibañez 5, Milinkovic-Savic 6, meno 0,5 che ha preso cartellino giallo 5 e mezzo, Candreva, Candreva, ho detto Candreva. Tonino mio, pure il cucchiaio gli ha messo. 6 più 3 gol, 9. Zielinski, 7 più 3, 10. Gol, ancora Piotr. Poi Amrabat 5 e mezzo, Caicedo 6, Lukaku 6, Vlahovic 5 e mezzo. Che cavolo fa? Sto facendo con queste mani? L'arciere magico Dusan Vlahovic non ha purgato e quindi niente. Ne ha presi 6 la Fiorentina. Per un totale di 73. Quindi 2 gol, 2-0 anche qua, Mattia. Anche qua 2-0 e ti vai a beccare questa sconfitta. Il mio principale rivale, Gabbo Gabriele, ha pareggiato contro Nicola che mi sta sopra 1-1. Nicola ha fatto 67, Gabbo 67 e mezzo, veramente risultati penosi. Penosi. Scusate. Ah, andiamo a vedere tutti gli altri risultati perché Ciabba vince contro Alessandro Da Col per 3-2, partitona anche questa, sfida per la salvezza, diciamo, più o meno. E appunto Ciabba ha vinto per 3-2 contro Dak. Aspetta qua, si è impallato tutto. Ciao, ha vinto contro l'HAC per 3-2. Poi, altra goduria. Achille ferma anche il secondo in classifica Tommaso perché pareggiano. Perché pareggiano. E qui gol. Intanto ho riaperto Fantamaster. Ho letto che il Milan sta per prendere anche Junior Firpo dal Barça. Boh, fanno tutto sto mercato. Mandžukić, io ragazzi, l'asta riparazione... Un occhio ce lo butto perché ho 97 fantamilioni, forse sono quello che ne ha di più. Comunque, Ciabba vince contro Dak e Achille ferma anche il secondo in classifica, Tommaso, quindi non scappa nessuno. E quindi la classifica è così. Mattia, primo a 32, due volte di fila, ha perso due volte di fila. Prima contro l'ultimo in classifica, Achille, e poi contro di me. Tommaso Antolini, secondo a meno 2 dal primo, se vinceva andava primo. Poi... Scaramanzia, Nicola Pepa, terzo a 30 e poi ci sono io ragazzi, a meno 6 da terzo e secondo posto a 24, fermando il primo in classifica e vincendo ancora, siamo lì, siamo a più 3, anche da Gabriele quinto, abbiamo staccato, godo, poi sesta posizione per Ciabba, 20 punti, settima posizione per Da Colla, 16 punti e poi ultimo a 16 Achille per varie differenze di scontri, non lo so, da Colla è settimo, Achille ottavo, questo appunto... È la classifica, non fate caso allo schermo rotto. Eccoci qua. Allora, io i risultati dell'altra giornata non ve li dico perché sono veramente schiaccianti. Anche perché comunque io ho provato a tenere bada a Nicola. Ma Nicola mi ha battuto in questo modo. Con questo risultato, 5-2. Ha fatto 91,5, io ho fatto 72 preciso. Mi ha segnato Zielinski e mi ha fatto doppio assist Lazzari, a lui ha fatto doppietta Luis Alberto, doppietta Ibra, doppietta più assist Insigne. E niente, ma la classifica parla chiaro, perché Tommaso batte Simone nella sfida cruciale, avete visto, per 1-0 e quindi la classifica parla ben chiaro, perché... A C avanti Cristo, la nostra squadra, siamo ancora lassù in vetta per vari scontri diretti in rete, siamo primi, secondo a pari punti Simone, terzi a pari punti Tommaso, tutti gli attaccati a meno 1, quarto Nicola, poi a 9 c'è Achille in quinta posizione, ultimo a 7 punti, sesta posizione per Ciabba. E quindi, ragazzi, questi sono stati i risultati del Fantacalcio, questa settimana ho goduto e molto, quindi mando un bacione, un salutone, se volete un nuovo video del genere su Fantacalcio. Lasciamo 8 like, facciamo, dai, facciamo 8 like. Sempre un nuovo video del genere. Un bacione, un salutone. Qui da proprio è tutto. Bella raga.